Lo sa bene Sandro, che con la sua barca spinta dal motore di un trattore si muove agilmente nel traffico del canale, muovendo il timone con tre sole dita. Sandro è uno scrittore. Nel 2020 è stato tra i finalisti del premio Campiello con Sommersione. Il personaggio di Sommersione è un vecchio misantropo, misogino, che vive in quest'isola che ha la caratteristica di essere sommersa due volte al giorno. Questa sommersione dell'isola corrisponde anche alla sua personale sommersione e lui scopre che delle volte l'inferno è anche vincere, nel senso che la violenza, i soprusi non sono riusciti a salvarlo poi dal destino che ci attende tutti. Tutto questo è un po' una parodia del mondo in cui sei nato? Più che parodia, una rappresentazione. Per me la scrittura deve essere sempre frizione, deve essere sempre contrasto, deve essere mai rassicurante. E in questo senso scriverlo è stato anche una specie di diagone con me stesso, e da cui tra l'altro non sempre sono uscito vincente, con quello che insomma ero sicuro di sapere, e poi dopo la scrittura ho dovuto mettere in dubbio. Questo personaggio, che è un misantropo, misogino, è assolutamente una maschera di uomo cattivo e che di per sé non mi somiglia per niente, è insomma una persona assolutamente terribile, e però in alcune movenze, in alcuni casi, in realtà somiglia un po' a me e forse anche direi un po' a tutti. Credo però che la scrittura debba anche un po' esplorare questi abissi, debba dare voce alla nostra metà oscura, io direi anche alla nostra tre quarti oscura. Nietzsche sostiene che guardare l'abisso abbia delle controindicazioni, perché a un certo punto sarà poi l'abisso a guardare noi. Ma levate le ancore, decidiamo di continuare la nostra conversazione proprio a Pellestrina, la striscia di terra che separa il caos, ovvero il mare sempre in movimento, dalla calma della laguna. Ho sempre pensato che bene e male dipendessero dal punto di vista attraverso il quale noi osservassimo la realtà, cioè quello che conviene a me probabilmente non conviene a te. Anche l'evoluzione si basa sulla competizione, quindi sono categorie morali che abbiamo creato noi. Dal mio punto di vista una parte di queste due condizioni oggettiva. Il bene non può mai essere a discapito di qualcuno. Penso anche che questa tua visione molto naturale debba essere in qualche maniera superata dalla cultura. Bisognerebbe ragionare su metodi diversi da quelli che stiamo sperimentando. Maggior collaborazione, cooperazione, condivisione. Tutte cose che oggi insomma sembrano particolarmente antiquate. Nonostante secoli di evoluzione, la libertà è spesso ancora confusa con la voglia di fare ciò che ci pare. Ho definito la gente della laguna molto rock and roll. E rock and roll significa non badare a cosa pensino gli altri per raggiungere il piacere definitivo. E forse non è un caso che questa lezione arrivi proprio dalla Laguna Sud, dove l'apparente assenza di limiti non fa altro che saltarne l'importanza.